Buongiorno ragazze, oggi videofaccetta è quasi tutto Nabla, perché ho voluto provare i nuovi pennellini che mi sono arrivati, la palette, la Cutie, eccola qua, la Cutie Palette, la Nude, quindi questa è la palette numero 1, la Nude, l'ho voluta provare, perché come vi racconterò nel video, domani vado a un matrimonio, quindi ho voluto provare un po' il trucco che avevo in mente, che era effettivamente così, quindi sono soddisfatta dal risultato. Tutti i trucchi che ho utilizzato oggi li metterò in un sacchettino e li porterò domani a Milano, perché per l'appunto mi trucco e mi preparo poi lì, non parto da Torino vestita e truccata, perché sennò arrivo già eccia uno schifo, diciamo, già fatta uno schifo. Quindi vi faccio vedere un po' come mi sono truccata, vi faccio vedere la palette Cutie in azione con anche i pennellini e il lip gloss luminoso, il primo che ho provato, l'altro lo vedrete in un altro video. Vi lascio quindi alla realizzazione di questa faccetta. Ho in mano il setting spray, lo spray fissante, perché devo ancora spruzzarmelo, però aspettavo per l'appunto di finire il video. Vi saluto, buona giornata a tutti, fatemi sapere se questa faccetta vi è piaciuta, se avete acquistato qualcosa della collezione e ci vediamo presto. Ciao! Eccoci qua, allora iniziamo dal fondotinta. Ho preso queste due shade M40 Medium e M50 Medium di Nabla Close Up, perché mi sono un po' abbronzata lo scorso weekend e quindi, anche se in realtà nel quotidiano non sto mettendo il fondotinta, visto che per l'appunto c'è questo discorso del matrimonio domani e magari uniformare un po' l'incarnato male non mi fa, mischio per l'appunto queste due colorazioni, perché prima le ho provate sulla mano e più o meno mi sembravano adatte, e andiamo a vedere, mettendone poco poco, che effetto fa sul mio colorito attuale. Sì, vabbè, voglio mettermi il fondotinta con la matita, nel frattempo qua sta colando tutto perfetto. Allora andiamo a stendere, sembra di aver preso i due colori giusti. Harry nel frattempo è con la testa dentro la pochette di Nabla, forse non si rende conto di avere un culone. Allora, mi sembra di averci preso con questo colore. Ho una specie di sfoghino qua, non so se sia dovuto agli ormoni, a qualcosa che ho mangiato o al primo sole per l'appunto, non lo so. E mi vedo anche una specie di decadimento della faccia. Urgono punture rimpolpanti, ma ci penseremo poi tra qualche tempo. Comunque, l'idea di oggi, oltre a provare la palette Nabla, è che se mi trovo bene con questi colori che ho pescato per l'appunto oggi, butto direttamente tutto in un sacchetto e sono poi i trucchi che porterò domani per truccarmi, perché il matrimonio a Milano, mi trucco direttamente a Milano, non a Torino. Cipria Close Up, colore che ho scelto è il medium. Passiamo già anche a terra e blush, e poi dopo terra che ho scelto non l'ho pescata molto male. Allora mettiamo per adesso il blush e poi dopo penseremo alla terra. Inizio con una shade molto molto chiara, che è il Coralia, proprio perché volevo puntare più sulla terra che non sul blush, anche perché questo qua che ho preso si vede a malapena, ma adesso vi faccio vedere perché. Non c'è nessun perché, semplicemente sono andata a pescare Monoi dalla mia borsa dei trucchi quotidiani. Monoi è la terra che sto usando in questo periodo, penso che la porterò avanti tutto luglio e poi invece per agosto, per quanto poco comunque io mi trucchi al mare, mi porto qualcosa di più scuro e di più luminoso, quasi una terra illuminante, insomma un po' un prodotto passepartout. Ma ripeto, le vacanze di quest'anno saranno veramente all'insegna della vecchiaia e quindi non so quanto ci sarà poi, ne ho messo troppo, no, non so quanto poi ci sarà effettivamente occasione di truccarsi la sera, vedremo. Ok, il viso lo finisco poi dopo, adesso passiamo alla palette occhi. Per adesso mi sta piacendo tutto quello che sto mettendo. Il vestito di domani è rosa cipria e le scarpe anche. Allora, Cutie Palette Nude, questa è la numero 1. Volevo portare questo perché viene anche la mia amica Franci, che mi ha chiesto di truccarla un po', insomma io finché sono cose molto molto semplici posso anche dare una mano, diciamo, quindi porto questa che dovrebbe andare bene per tutte e due. E inizio, ho anche i pennellini nuovi da provare, con lo stendere il No Doubts sulla piega esterna. Il No Doubts è il marrone più scuro e uso questo pennellino puntuto che si chiama Precision Soft Crease. Questa è la crease,
Sapete che mi piace sia il pennello che il colore, perché pur essendo un colore scuro, ok, sono riuscita a ottenere una sfumatura leggera, perché devo ancora capire se domani voglio avere un trucco intenso e labbra nude o una cosa un po' più soft, generale, ecco. Anche perché con il caldo che farà domani pomeriggio a Milano, mi chiedo quanto effettivamente poi potrà reggere questo trucco. Allora, adesso sto mettendo con il Large Blender il colore Latex Nude un po' su tutta la palpebra, poi andrò a intensificare con i colori più brillanti e penso anche che andrò a intensificare il marrone in realtà, ma vedrò cammin facendo. A questo punto prendo Glorious, ma lo prendo con il polpastrello. Latex Nude devo dire che è un colore neutro che si vede anche abbastanza poco, se devo dire la verità. Proseguiamo invece con il Glorious, che è uno dei colori brillanti, e l'ho visto anche in un video di Nabla applicato con un dito e pressato sull'occhio, e questo qua sotto. Riprendo il Precision Blender, Precision Soft Crease, e vado a intensificare un po' il No Doubt nella piega e poi passerò anche a metterlo un po' sotto l'occhio. Con questo pennellino piccino picciò che si chiama Lash Line Smudger ho preso un po' di Moonlight per metterlo qui all'interno dell'occhio e un pochettino di No Doubt per passarlo qui sotto. A questo punto cambio pennello, passo a questo da sopracciglia e eyeliner, infatti si chiama Liner and Brows, questo qui fatto così, e con il Plastic, che è il nero, vado a fare una specie di riga, come se fosse una matita, come se fosse un eyeliner, però molto più morbida. Ok, trucco anche finito, ho anche delineato un po' le sopracciglia con una matita sopracciglia di Sephora. Ho preso l'ultimo colore che è il Seducer e l'ho messo come illuminante qui un po' sulle gotine e sul rosa, quindi va anche bene pensando all'abito rosa e alle scarpe rosa di domani. Poi comunque è un matrimonio pomeriggio e sera, quindi perché no? Onestamente chi se ne frega, domani se riuscirò a truccarmi con una luce decente potrei anche intensificarlo un po'. Prima di passare le labbra, metto il mascara, Measure Pleasure Mascara, sempre di Nabla. Mi è arrivato un mascara nuovo da provare in questi. L'ho provato 2 giorni che lo utilizzo, ve ne parlerò la prossima settimana. Per adesso, però, continuiamo con Nabla. Una cosa che ho notato è che soprattutto il marrone scuro mi ha un po' sporcato il naso. Ecco, vedete anche qua il nero mi ha un po' sporcato il viso perché hanno perso un pochettino di polvere, quindi mi devo ricordare domani, meno male che ho provato oggi, di fare prima gli occhi e poi il viso. Comunque gli occhi per oggi li lascio così, domani potrei intensificare ulteriormente. Un'altra cosa che devo capire se mi convince, ma direi di sì, è il colore del blush, ma tutto sommato non mi lamento, mi piace l'illuminante rosa messo sulle guance. Passiamo alle labbra, ultimo tocco. Volevo mettere il gloss, quello nuovo della collezione. Questo qua si chiama Champagne Supernova e l'altro si chiama After Sex. Li avete visti nel video presentazione della collezione, l'ultimo che ho girato prima di questo. Volevo mettere come top coat, diciamo, questo doratino. Vediamo come rimane. Allora, iniziamo dalla matita, che ho scelto la Rosy Magnolia. Diciamo che oggi sto facendo proprio un po' delle prove. Questo Rosy Magnolia, tra l'altro, dovrei andarci a fare la punta perché è svanita. Ho scelto Roses come colore, ma vi ripeto, vediamo com'è l'effetto finale, in modo da non far poi pasticci domani ed essere. Posso dirmi abbastanza soddisfatta di questo risultato, era più o meno quello che avevo in mente per domani, in effetti. Vediamo come ci sta questo Shine Theory Lip Gloss
Champagne Supernova, è un dorato ma è molto delicato, li ho già provati entrambi nei giorni passati, quindi non diventa giallo sulle labbra, ecco. E voilà, make-up finito. Mi piace. Ve lo faccio vedere da vicino, con tutte le mie rughe e tutto quanto. Quindi, make-up finito, metto via tutte le cose che ho utilizzato e me le porto così pari pari domani per il matrimonio. Porterò anche questo illuminante di Puro Bio, il Resplendent Liquid Stardust, il colore 003, questo rosa, che se su viso e occhi a me sta malissimo, sicuramente lo utilizzerò per dare un po' di brillino alle braccia e alla schiena, perché il vestito è accollato, chiuso qui all'americana, diciamo, però a braccia e schiena scoperte, quindi me lo metto nel beauty. Anche lui insieme ovviamente alla Cutie Palette. Quindi questa è la prima, la Nude. Vi farò un video magari questo weekend in cui farò vedere l'altra, la Coral, la numero 2. Fatemi sapere se questo make-up vi è piaciuto. A me sì, sono soddisfatta dal risultato. Adesso vi faccio anche vedere quello che è il setting spray che utilizzo. Ne ho due o tre, ho pescato questo, il Glam Glow Glow Setter. Quindi assolutamente a fine make-up me lo spruzzerò, perché questo trucco mi duri tutto il giorno e soprattutto domani, perché temo abbastanza al caldo di Milano, devo dire la verità. Ok, per oggi noi ci salutiamo qua. Buona giornata a tutte e ci vediamo sabato con, penso, un video chiacchiere. A presto, un bacione, ciao!